Penultimo impegno casalingo stagionale per la Virtus Cupello, a caccia dei tre punti per risollevare una situazione di classifica da tenere sotto stretta osservazione, con lo stato d'allerta scattato fragorosamente alla luce delle tre sconfitte consecutive che hanno ricondotto i rossoblù di mister Carlucci poco oltre i margini mischiosi della zona calda. Non va molto meglio all'Arenato Curia Angolana, avversaria odierna dei cupellesi, che ha un punto in meno dei virtussini ma arriva con uno stato emotivo migliore dopo l'affermazione col penne nel precedente impegno tra le muramiche. Il primo acuto dopo il fischio d'avvio del signor Savino di Torre Annunziata e la conclusione di Buffetti che da limite spedisce al lato. Va decisamente meglio alla squadra di casa che colpisce al primo tentativo. Il vantaggio è griffato da Giuliano che si conferma cecchino implacabile su palla inattiva. In questo caso intercetta con tempismo il tiro d'angolo di Tafili e non da scampo a Marco Tullio. Quest'ultimo deve arrendersi anche all'undicesimo quando lo stacco di Conti va a gonfiare ancora la rete nerazzurra sfruttando lo spiovente dalla destra di Capitan Berardi. Il pallone si impenna e si spegne in fondo al sacco per il tripudio del pubblico locale che comincia a pregustare una vittoria fin troppo facile, ma la storia, come vedremo, ci racconterà un finale decisamente diverso. Gli angolani per intanto riducono il divario al 18° grazie a Milizia, libero di svettare indisturbato sul corner di Farindolini che diventa una sentenza inappellabile per l'incolpevole di Vincenzo. Gli ospiti rinvigoriti dalla rete si producono in una nuova sortita offensiva e in questo caso Miani protesta vibratamente reclamando un calcio di rigore per un presunto intervento con un braccio di Cardinale. Non è dello stesso avviso il fischietto campano che sull'immediato capovolgimento di fronte non soddisfa neanche le richieste locali, a sua volta promotrici di un penalty in seguito al contatto dubbio in area tra Angelozzi e la corrente Berardi. I virtusini tornano a colpire al 38° con la conclusione dal limite di Colitto, facile preda di Marco Tullio. Nelle fasi di recupero del primo atto, Buffetti colpisce da due passi e spedisce nel sacco, ma l'assistente di linea ravvisa la posizione irregolare del numero 8 angolano e non convalida la rete del possibile pareggio ospite. Prima del duplice fischio, Ciarcelluti prova un diagonale dal vertice d'area piccola che manda la sfera a sibilare pericolosamente oltre il secondo palo. Alla riapertura dei giochi, l'incursione di Margagliotti è piuttosto illusoria visto che i rossoblù di Carlucci concedono troppi metri agli avversari che vanno pian piano rinserrando le proprie fila, sferrando un assalto decisivo al decimo quando Ciarcelluti pareggia il conto delle reti pescando l'angolino alla sinistra di Di Vincenzo al culmine di una persistente manovra corale che parte dal basso. Milizia prova a tentare il sorpasso con un bolide dal limite che gela la difesa locale. Per loro fortuna la sfera si spegne oltre l'incrocio dei pali. Margagliotti, come sempre tra i più attivi per i suoi, si fa vedere al 16°, ma la sua conclusione dal vertice d'area non incute particolari timori all'estremo ospite che rimane inoperoso. Va diversamente al suo omologo rossoblù Di Vincenzo, chiamato a respingere il siluro dal limite di Cichella, ma costretto a soccombere al 22° per merito di Miani, protagonista della zampata in area che completa il sorpasso dei suoi e vanifica qualsiasi tentativo seguente dei padroni di casa, incapaci di reagire adeguatamente e costretti loro malgrado a cedere tre punti fondamentali in chiave salvezza proprio ad una diretta concorrente. Mister Rachini, una vittoria in rimonta che ci voleva proprio per risollevare la vostra classifica. Sì, siamo partiti male, i primi 15 minuti abbiamo preso due gol, la partita sembrava compromessa, però poi ci siamo messi a giocare come piace a me, i ragazzi non si sono demotivati e demoralizzati, e abbiamo fatto subito il gol del 2-1, ci è stato annullato il gol del 2-2, non ci hanno dato un rigore clamoroso. E poi anche nel secondo tempo la partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo creato tante situazioni per andare a fare gol. Sono contento perché vincere qui non è facile, anche perché comunque il Cupello aveva 41 punti ed era assetata di fare punti, quindi mi fa piacere perché li vedo lavorare questi ragazzi e meritano questi risultati. Mister Carlucci, una sconfitta in rimonta da parte della squadra avversaria complica un po' i vostri piani salvezza? Sì, 2-0, anzi potevamo fare pure il terzo, su un calcio d'angolo abbiamo perso le marcature, ci hanno fatto il 2-1 e da là è cambiata la partita. Purtroppo in questo periodo a livello psicologico alla prima difficoltà ci sciogliamo al sole e questo non va bene. Pure se il secondo e il terzo gol con troppa facilità abbiamo concesso il tiro agli avversari. Quindi sono rammaricato perché abbiamo fatto una prima mezz'ora alla grande, ma non è che in mezz'ora devi fare tre gol per portare a casa la partita, possono bastare pure due gol. Non siamo attenti, non siamo concentrati e questo è un male, poi alla fine l'avversario ti punisce.